Adesso il prossimo oratore è Eamon Asgrove. Eamon Asgrove, adesso si avvicina al palco, è un astronomo professionista, è irlandese e fa parte del team dell'Optical SETI. Di conseguenza è abbastanza sorprendente che lui si stia occupando di un progetto che adesso ci illustrerà, che ha fatto molto parlare di sé. Adesso quando è in grado di partire, un attimo. La ricerca di intelligenze extraterrestri, la ricerca di visitazione da parte di intelligenze extraterrestri. Visitazione, cioè che ci vengono a visitare. Allora, la specializzazione del relatore è negli studi relativi al sistema solare. I'll be going into the background behind SETI to do radio communications, optical SETI, observable manifestations or SETI. I'll be introducing a theory called the astronautical theory, and going into instrumental methodologies and tracking and surveillance. Quindi vedremo un attimo queste cose che hanno più, prima di tutto, che hanno a che fare con un po' più il setio, ovvero sia le radiocomunicazioni, le comunicazioni osservabili di tipo alla setio, ma di tipo ottico, le manifestazioni osservabili di tipo SETV, cioè le visitazioni. Vedremo la teoria, quella che ha definito la teoria astronautica, vedremo un po' le metodologie di tipo strumentale e per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza. The SETV hypothesis states technologically advanced extraterrestrial civilizations have deployed interstellar exploratory probes, and there is a non-zero probability that functioning probes have reached our solar system and are detectable or contactable using existing terrestrial technologies. Allora, questa è importante perché è la base, è l'ipotesi che sta alla base di tutta l'attività del SETV, cioè la ricerca delle visitazioni extraterrestri, ovvero sia le civilizzazioni di tipo extraterrestre di natura tecnologicamente avanzata hanno sviluppato delle sonde esplorative interstellari e sussiste una probabilità di tipo superiore a zero, cioè una probabilità concreta, che delle sonde funzionanti abbiano raggiunto il nostro sistema solare e siano rivelabili o contattabili usando le tecnologie attuali, le tecnologie terrestri di tipo attuale. This is different to SETI and OSETI, where you're dealing with electromagnetic energies at a distance. Questo è diverso per quanto riguarda il SETI o il cosiddetto OSETI, perché questi naturalmente hanno a che fare con la ricezione di segnali distanti di tipo ottico o elettromagnetico. From what we've learned from on Earth in science, it seems both extraterrestrial civilizations arise from a long process of apparently incidental interaction of astrophysical, physical and chemical factors. Da quello che abbiamo appreso dalla nostra esperienza qui sulla Terra per quanto riguarda la ricerca scientifica, sembra chiaro che sia la nostra che altre civiltà extraterrestri, sia la nostra che altre civiltà di tipo extraterrestri potrebbero essere il prodotto di un lungo processo di interazioni di tipo apparentemente casuale di fattori astrofisici, fisici e di tipo chimico. Now, this is how the spectrum would look like for an extrasolar planet with an atmosphere of a kind that supports life and therefore may be intelligent. Quindi questo è lo spettro di quello che potrebbe essere lo spettro di un pianeta extrasolare dotato di un'atmosfera in grado di sopportare la vita e quindi potrebbe anche un pianeta che quindi potrebbe anche contenere forme di vita intelligenti. Spectra like this will be obtained, which already has been obtained,
when research of extrasolar planets will have the ability of being able to distinguish an atmosphere from the star, and I know of another one at this point in time. Spettri di questo tipo saranno ottenuti e effettivamente cominciano ad essere ottenuti anche già adesso, quando la ricerca sui pianeti extrasolari ci darà la possibilità di distinguere l'atmosfera di un pianeta da quella che è la stella che attorno a quale è quest'orbita. The arrival of life on the planets at the start of the sun lead them into molecules and then eventually into the DNA and to eventually human beings as we know. Quindi praticamente questo è, diciamo, molto sinteticamente la genesi della vita, ovvero sia comincia con il Sole, poi abbiamo avuto sulla Terra delle prime molecole e dopo si sono molecole che poi si sono organizzate nella catena della vita, ovvero sia il DNA. It's important to have the right type of solar system to provide a habitable sun or a biosphere to create life and also the potential for intelligence as well. Allora, per avere lo sviluppo di vita intelligente occorre tutta una serie di specifiche caratteristiche di questo pianeta in relazione soprattutto alla sua stella, sorry, Gistemone. Io uso questo puntatore, non so se voi lo potete vedere quando lo si vede? Sì. Ok, così mi aiuto anche un po' con questo, grazie. Okay. Here is stars within 30 light years of our own sun, which is a star, of course. Allora, questa è una rappresentazione di tutte le stelle che si trovano nel raggio di 30 anni luce dal nostro Sole, praticamente. Qui vedete appunto la scala di distanza, che sono 10 anni luce. And we are located on one of these outer arms. Noi ci troviamo, allora questa sinistra che vedete è la nostra, è una galassia simile alla nostra, noi ci troviamo qui, più o meno qui in periferia, in uno di questi bracci esterni. Our own galaxy may have around 10,000 civilizations. La nostra sola galassia potrebbe benissimo avere circa 10.000 civilizzazioni. However, this is based on the Drake equation that was postulated back in 1961. Questa assunzione delle 10.000 è basata sulla famosa equazione di Drake che è stata formulata all'incirca negli anni 70. Because of the recent discoveries in the last 10 years, it may be possible that we may have multiples of 10,000. A causa delle ultime ricerche, delle ultime scoperte di questi ultimi decenni, questo numero di 10.000 potrebbe in realtà essere molto molto maggiore. Some civilizations will be unified with a universal vision of flourishing and exploring other stars. Alcune di queste civiltà potrebbero essere di tipo unificato, con una visione, chiamiamola, universale, prosperanti, e che poi cominciano a esplorare altre stelle. Some civilizations may have destroyed themselves. Altre invece potrebbero essersi distrutte da sole. A civilization will explore its local solar system and harness its energy. Una civilizzazione probabilmente potrebbe cominciare a esplorare il suo sistema solare e utilizzarne l'energia. An intelligent civilization may be at a stage has developed technology and wants to explore for others. Una civilizzazione intelligente potrebbe trovarsi in una fase dove ha sviluppato una idonea tecnologia e vorrebbe cominciare a esplorare alla ricerca di altre civiltà intelligenti. Here's the interstellar distance in perspective, and particularly dealing with Centauri, the nearest star is 4.3 light years away. However, what we're dealing with here for Centauri in this definition is
distance of 50 AU from the Sun. An AU is 93 million miles. So we're dealing with the outer part of the Kuiper belt. Allora, questa vediamo, cominciamo un po' a vedere in prospettiva le distanze interstellari. Allora, praticamente noi abbiamo qui all'estrema sinistra il Sole e qui abbiamo la Terra che sto illustrando adesso. Questa distanza tra Sole e Terra è quella che viene chiamata la unità astronomica, praticamente. Quindi un attimo solo che chiedo al Sole. E quindi praticamente la distanza più esterna che noi conosciamo, diciamo il limite più esterno della zona da noi ben conosciuta, è questa, quella che viene chiamata la fascia, la cintura di Kuiper, praticamente, che è questa qui, che si trova a circa 100 unità astronomiche, 10 alla seconda, che vedete indicato qua. So, SETI is dealing with microwave observing project, research and intelligence signals in radio bands, and the instrumentations used are radio telescope, and this has been going on for the last 45 years. Allora, queste sono le caratteristiche sulle quali è basato il SETI, ovvero sia si tratta di un progetto di osservazione di segnali radioelettrici a livello di microonde, che appunto è alla ricerca di segnali intelligenti emessi su queste radio, su queste bande radio, ovvero sia delle microonde, e fa uso di strumenti sostanzialmente che sono sostanzialmente radiotelescopi. Questo è il SETI, che ormai è in corso da circa 45 anni. OSETI, or Optical SETI, is the research of unidirectional signals from an intelligence organization using optical telescopes and sensors. Quindi invece del cosiddetto OSETI, ovvero sia il SETI di tipo ottico, è alla ricerca di segnali di tipo unidirezionale emessi, segnali ottici si intende, emessi da intelligenze extraterrestri, e fa uso di telescopi ottici e rivelatori di tipo fotometrico, ovvero sia rivelatori di tipo elettronico. The most common area for possible detection of a civilization in the radio area is in the water hole at 21 centimeters. Allora, parlando di microonde, la zona, diciamo, la più interessante per quanto riguarda la rivelazione di segnali emessi da eventuali intelligenze civiltà extraterrestri è il cosiddetto buco dell'acqua, che è questo qui, poco oltre la frequenza di 1 GHz, che corrisponde alla lunghezza d'onda di 21 cm. Mentre invece il SETI di tipo ottico effettua la sua ricerca nella zona dei segnali ottici visibili e nella zona dei segnali infrarossi. So here's the microwave region where the dip is in the graph. Quindi praticamente qui mostrava in maniera un po' più diversa quello, appunto, il campo di frequenze, che è il campo di indagine del SETI classico, e appunto questa era la zona del cosiddetto buco dell'acqua che abbiamo visto prima, che è favorevole per vari motivi, ma anche perché ha un basso rumore
al basso rumore che facilita naturalmente la ricezione dei segnali deboli. So we're surveying for omnidirectional signals. Quindi stiamo cercando di rilevare dei segnali di tipo omnidirezionale, come quello che vedete, qua illustrato in questo schema. And there's an anticipation of powerful signals or powerful energy at say 66 gigawatts. E questa è una ipotesi, diciamo, di un segnale emesso da questa ipotetica civiltà con una potenza pari a 66 gigawatt. Adesso diciamo che è semplicemente un bel po' di potenza. Optical setting is assuming that there is some sort of powerful laser type energy that can be detected using optical telescopes. Invece il setting ottico è basato sulla ipotesi che possano esservi dei segnali di tipo intelligente emessi appunto a livello di segnale ottico, probabilmente ad impulsi, che possono essere rivelati utilizzando i nostri sistemi attuali di rivelazione. Optical setting has been tried for about 20 years. Il SETI ottico è stato messo alla prova, è stato utilizzato solo, ma oggi come oggi, da 20 anni. With no detections. Ma senza risultati. Another approach is infrared setting. This is the research into artificial certain structures produced by type 2 civilizations. Quindi un'altra categoria del SETI ottico è quello del SETI all'infrarosso. Questo SETI all'infrarosso è alla ricerca di strutture circumstellari artificiali prodotte da delle civiltà di tipo 2, ovvero sia delle civiltà che sono già in grado di influenzare il loro intero sistema solare. The research would indicate ET civilizations that produce observable effects by the manipulation of their circumstellar region. Questa ricerca ha come oggetto le civiltà extraterrestri che sarebbero in grado di produrre degli effetti osservabili dalla manipolazione della loro regione circumstellare. These are known as Dyson spheres. Queste regioni sono chiamate con il nome di sfera di Dyson, che è questo che vedete qua in questa immagine a sinistra. How do you look for Dyson spheres? Ora, come andare alla ricerca di queste sfere di Dyson? We can use powerful infrared telescopes. Sì, prima di tutto si possono usare potenti telescopi ad infrarosso, researching exclusively on solar type stars like our own, che si concentrano esclusivamente su stelle simili al nostro Sole, we're looking for excess infrared anomalies. Oppure andando alla ricerca di anomalie in eccesso nella fascia dell'infrarosso. If you can see on the graph, this would be the normal slope on the graph for something natural, but this would be artificial. So these would be excess infrared anomalies. Allora vedete in questo grafico a destra la linea, questa linea che vedete qua, che va giù con una pendenza costante, sarebbe quello che ci si aspetta normalmente, mentre invece se si trovasse un grafico di questo tipo, allora qui avremmo una definita anomalia. The Fermi paradox may be well known to you. If they exist, why don't we see them? E qui veniamo al famoso paradosso di Fermi, che probabilmente conoscerete un po' tutti, ovvero sia, ma se ci sono, perché non li vediamo? SETI has failed to detect any intelligent signal in its 50-year history. Il SETI, nei suoi 50 anni di storia, non è riuscito a rivelare nessun segnale di tipo intelligente.
SETI is flawed in many ways based on the following. Allora, il SETI ha molte, diciamo, molti punti negativi e specificamente li vediamo qua. One is SETI incrementalism. Uno è quello che si chiama l'incrementalismo del SETI. Which is assuming that there is an extraterrestrial civilization that's using similar technology. Che dà per scontato che delle civiltà extraterrestri possano usare degli strumenti tecnologici come i nostri. I believe we don't have to assume that ET signals are searching for others. E senza presumere che questi segnali emessi dagli extraterrestri possano essere stati emessi per andare alla ricerca di altri. And that the signals are communication among themselves. E appunto il presupposto è che le eventuali comunicazioni che noi potremmo riuscire a ricevere sono comunicazioni fra loro, ovvero sia, diciamo, di servizio fra loro. Therefore the signals will be weak and non-detectable by present SETI. Quindi, per forza di cose, in questo caso i segnali sarebbero molto deboli e non sarebbe possibile rivelarli usando gli strumenti dell'attuale sistema SETI. There is a wide spectrum of reality beyond just the electromagnetic spectrum, beyond optical radio. Quindi, poi oltretutto, esiste un ampio spettro di realtà al di là del puro spettro di tipo elettromagnetico, ovvero sia spettro radio, ottico, radio nel senso di frequenze molto più elevate tipo RGX, eccetera. The Drake equation is constrained and requires expansion due to new theories in faster than light travel. L'equazione di Drake è troppo limitata oggi come oggi, è necessaria una sua espansione che tenga in conto le nuove teorie per quanto riguarda i viaggi a velocità superiore di quella della luce. As a species, we have sent messages out into the solar system. Allora, noi come razza umana abbiamo mandato dei messaggi su sonde interplanetarie che adesso sono state inviate e si trovano in viaggio nel sistema solare. Both Pioneer 10 and 11, back in the 1970s, and Voyager in the 1980s. Praticamente le due sonde Pioneer negli anni 70 e la sonda Voyager nei 7, Voyager. E Voyager anche questa negli anni 70, sì. If there are ET probes in the solar system, it's possible we would be able to find them. Invece, se ci sono delle sonde, ma sonde di tipo extraterrestre nel sistema solare, è possibile che noi le riusciamo a trovarle. If we take an ET civilization that's 2,000 years old, there are a number of options of having different ET-type civilizations. One option is a timid home bodies type ET civilization. This would be a technical civilization that stays at home, but they communicate. They explore their own solar system with robotic probes, very similar to what we're doing at the present time. Allora, adesso facciamo un po' l'ipotesi su cosa potrebbero fare queste civiltà extraterrestri. Allora, cominciamo con il caso di una civilizzazione che ha 2000 anni. No. Questo è il caso che viene chiamato, come posso dire, dei timidi casalinghi. In poche parole si tratta di civilizzazioni di tipo tecnico, che non viaggiano, cioè rimangono a casa, però comunque sono in grado di comunicare e di esplorare il loro sistema solare con delle sonde robotiche. We can have an ET civilization 3,000 years old. This would be option 2, backyard conquerors. This would be a technical civilization
travel, but only conquer their own solar system and limit themselves to communications with other stellar systems. Oh, adesso invece abbiamo questa opzione di un'ipotetica civiltà di 3.000 anni. Questa è l'opzione 2, che è stata denominata l'opzione dei conquistatori da giardino, per così dire. Si tratta di civiltà di tipo tecnico, tecnologico, che è in grado di viaggiare, ma che hanno solamente conquistato il loro sistema solare e si limitano a comunicare invece con altri sistemi stellari. Option 3 are slow travelers. This will be a technical civilization that travels, conquering their own solar system and also several nearby solar systems using mobile Dyson spheres. Questa invece è la terza ipotesi, che è stata battezzata quella dei viaggiatori lenti, ovvero sia si tratta di civiltà sempre di tipo tecnologico, in grado di viaggiare, che hanno conquistato il loro stesso sistema solare e anche diversi altri sistemi stellari vicini, facendo uso di sfere di Dyson mobili. An ET civilization of 10,000 years old, this would be option 4. These would be fast travelers, technical civilization becoming completely nomadic. Invece abbiamo adesso la quarta possibilità, la quarta opzione, che è stata denominata, battezzata quella dei viaggiatori veloci, ovvero sia si tratta di civilizzazioni di 10.000 anni di età che sono state in grado di divenire totalmente nomadi completi. They could be predators or altruistic in their motives. Le loro motivazioni potrebbero essere di tipo predatore o potrebbero anche essere di tipo altruistico. The ET civilization 1 million years old, this would be option 5. These would be transuniversalists. This would be a technical civilization that can jump from one universe to another. Poi abbiamo il caso di una ipotetica civiltà di 1 milione di anni. Questa quinta opzione è quella stata denominata transuniversalisti. Questo è un po' difficile da tradurre, scusate. Comunque si tratta di civilizzazioni di tipo tecnico che sono in grado di passare da un universo ad un altro. Search for extraterrestrial visitation. Well, if they have reached our solar system, where have they come from? Allora, adesso veniamo invece appunto al set verb, ovvero sia la ricerca di visitazioni extraterrestri. In questo caso la domanda principale è se loro hanno raggiunto il nostro sistema solare, da dove sono venuti? If they come from other planets in this galaxy or another galaxy? Da altri pianeti in questa nostra galassia o da altre galassie? From other dimensions? Da altre dimensioni? Qui torniamo un attimo alla teoria degli universi paralleli. How will they do it? How will they get here? Come lo fanno? Will it be through manned or robotic probes? Potrebbe essere tramite delle sonde pilotate oppure di tipo robotico? Using wormholes? Utilizzando punti, quei punti di passaggio cosiddetti buchi dei vermi, ovvero sia punti di passaggio interdimensionale. Zero point energy. Oppure sfruttando grandi quantità di energia ottenute tramite il cosiddetto sistema dell'energia del punto zero. Quantum tunneling. Oppure con la tecnica del tunnel quantistico. Teleportation. Oppure con la tecnica del famoso teletrasporto. As a
civilization, we have sent out many probes. We've launched about 110 launches in the last 50 years. Noi come civilizzazione, noi, cioè la nostra civiltà, ha già lanciato parecchie sonde robotiche. Sono circa 110 lanci in un periodo di 100 anni. These are actual probe launches in the solar system, not satellites in the land. Qui parliamo di lanci che sono stati effettuati verso il sistema solare, non in orbita alla Terra. So this alternative approach called SETFI has been very poor in its searches so far. Sorry? Has been poor in its searches. Quindi allora questo approccio di tipo alternativo del SETV è stato non molto fervido, non molto provvido di dati e di iniziative al momento attuale. There have been searches in the past at the Lagrangian points by craters and boulders. Vi sono state ricerche sui cosiddetti punti di Lagrange portate avanti da Freitas e Wald. Papiangenis looking for infrared access on minor planets in the asteroid. Quindi è stato Papagiannis che ha portato avanti una ricerca all'infrarosso entro la cosiddetta fascia degli asteroidi. So, what other approaches that present manifestations fit an extraterrestrial hypothesis? Could it be UFOs? Quindi quali altre manifestazioni potrebbero rientrare nel quadro di una della ipotesi extraterrestre? Allora, prima di tutto gli UFO. Well, when we look at the considerable data over 60 or 70 years, there's 3,600 military and commercial aircraft pilot reports of encounters worldwide. Ora, per quanto riguarda gli UFO, se si prendono in esame i dati derivanti dagli ultimi 60 anni, sono consistenti. Abbiamo oltre 3.600 rapporti da parte di piloti sia militari che commerciali, provenienti da tutto il mondo, di incontri e di avvicinamenti. La maggior parte di questi casi è stata corroborata tramite il radar. Hanno avuto testimoni multipli sia da terra che dall'aria. La fonte è questa ricerca NARVAC del 2005. There have been some serious attempts to search for these balls of light, or UFOs. One particular project back in the mid-70s, Project Starlight International. Allora, ci sono stati vari progetti per quanto riguarda questo tipo di ricerca. Uno di questi, che risale alla metà degli anni 70, è quello che è stato denominato Starlight International, which discovered an infrared component in these balls of light or UFOs. Che questo progetto ha portato alla scoperta di una componente specifica infrarossa in questi UFO che sono stati avvistati. Another project was Project Identification by Harvey Ruckelsh at University of Missouri in the 1970s. It was able to record distance, velocity, size and photographic data of the balls of light. Ora, un altro progetto è quello che è stato chiamato Progetto Identification, cioè identificazione, portato avanti da questo professor Butlek dell'Università del Missouri negli anni 70. È durato circa 5 anni ed è stato in grado di registrare dati significativi di distanza, velocità, dimensioni e produrre dati di tipo fotografico. Both were successful, but lack funding. Si può dire che entrambi questi progetti sono stati coronati da successo, ma purtroppo affetti da una grave mancanza di fondi.
Project Starlight International cost about $1 million back in 1975 and had a permanent station. It made up of radar, magnetometers that were spread over a 400 square mile area. Anche questo è il progetto Starlight International, delle quali vedete alcune installazioni. Questo progetto è costato, scusate. E questo progetto ha avuto il costo di circa $1 million, ma parliamo degli anni 70, e utilizzava vari tipi di strumentazione, in particolar modo magnetometri e radar. This was the first ever search into UFOs by a permanent station and to gather data in different areas of the United States. Questa è stata la prima ricerca praticamente facente uso di installazioni fisse e che andasse appunto al che aveva lo, che avesse lo scopo di ricevere vari dati in varie parti dello spettro elettromagnetico. Kingsland Observatory is intentionally located where there is a high UFO activity. The location is based on the intersection of orbital tracks within a new theory called the astronautical theory, and this will be explained later tonight. Questo è l'osservatorio di Kingsland in Irlanda, che si trova volutamente collocato in una zona dove vi è una elevata attività di UFO. La specifica collocazione è stata scelta in base all'intersezione di percorsi orbitali nell'ambito di quella che si chiama la teoria astronomica, che vedremo dopo. This is an all-sky tracking, an all-sky monitoring system where the sky is broken up into thousands of little squares. Questo sistema praticamente tiene sotto controllo l'intero cielo, suddividendolo in tanti piccoli quadratini. So one is able to discriminate between aircraft, helicopters, meteors, and potential. Un sistema che è perfettamente in grado di distinguere tutto quello che vuole, insomma, umano, ovvero sia aerei, elicotteri, palloni, eccetera, da quelli che sono dei veri UFO. At Kingsland we also have a wide field spectral imager in order to report spectrum of potential UFOs. Allora, quello che è interessante è che l'installazione è dotata anche di uno spettrografo a larga banda. E questo spettrografo ha lo scopo proprio di determinare quelli che sono gli spettri degli UFO, cioè le tracce spettrali, non parliamo di fantasmi, le tracce spettrali degli UFO che vengono avvistati. So when you're approaching SETV, it needs to be approached with an astrophysical approach, where there's a wide range of sensors, from the X-ray, ultraviolet, infrared, visible, optical. Quindi il SETV, cioè la ricerca di visitazioni extraterrestri, è una cosa che comunque mette in campo tutta una serie molto ampia di strumentazione, perché bisogna, cioè la logica di questa ricerca è proprio una logica a tutto campo, quindi bisogna poter ricevere segnali e dati a livello ottico, a livello laser, a livello radio, a livello magnetico, eccetera. Perché naturalmente noi non siamo in grado di sapere quali potrebbero essere le emissioni che vengono appunto emesse da questi UFO. This is a proposed tracking station which can be permanently positioned, and the idea actually is to distribute
a number of permanent stations around Europe. The discovery that UFOs have this infrared component is significant because most images that have been taken in the visible, although they might show a UFO, but in the infrared you can see about 10 times the amount. And hence the reason for setting up a like infrared camera system, infrared telescope, and optical platform. Ora, questa che vedete in questa immagine è quello che potrebbe essere un sistema di tracciamento esteso a tutta l'Europa. Questo non è un'installazione reale, questa è parliamo di un qualcosa che potrebbe essere. Si tratta appunto di piattaforme ottiche e, come potete vedere, abbiamo un forte enfasi sull'infrarosso. Questo perché si è visto dall'analisi dei progetti che vedevamo prima. Si è visto che se una determinata immagine di UFO a luce visibile mostra un tot di informazioni, la stessa immagine ma presa nella banda infrarossa mostra molte, molte più informazioni. There would be a unique range of information that could provide the discovery of information about the propulsion systems used by ET craft, discovery of new aspects of physics, provide direct experience of a wider range of reality, and participate in research and development of new energy systems that can be used for applications in Earth. Allora, questo sistema potrebbe fornire tutta una vasta gamma di informazioni estremamente importanti, ovvero sia, qui sono elencate quelle principali, ovvero sia potrebbe fornire informazioni dei sistemi propulsivi usati da questi UFO intesi come velivoli extraterrestri, potrebbe consentire di scoprire nuovi aspetti al momento sconosciuti della fisica, potrebbe consentire un'esperienza diretta di una realtà più estesa, addirittura proprio di un aspetto della realtà che non conosciamo, e potrebbe partecipare alla ricerca e allo sviluppo di nuovi sistemi energetici che potrebbero trovare applicazione qui sulla Terra. You can obtain information on the energy field surrounding the vehicle, the spectra for determining the composition of the craft, magnetic and gravitational fields, selected radio frequencies and audio bands and propulsion systems. Più specificamente potremo trovare delle interessantissime informazioni a livello di campi di energia che possono circondare il veicolo, gli spettri, cioè l'analisi spettrale, quello che dicevamo prima, per determinare la composizione del velivolo, i relativi campi magnetici e gravitazionali, frequenze, eventuali frequenze nella banda radio e naturalmente anche suoni udibili emessi da questi oggetti e informazioni specifiche sui loro sistemi propulsivi. There are not many theories on UFOs, but there's definitely one theory that's cooperating with another colleague from this question of neurospace engineering. The theory is, and we can actually prove it now, the model can demonstrate a pattern of activity that may indicate a program of observation of Earth by hypothetical extraterrestrial sources. The activity indicates a Kardashev 1.5 to 2.5. This is the Russell Maxwell theory. Yes, the core of the theory. Quindi ecco, questa è, adesso vediamo quella che è stata denominata la teoria astronautica, alla quale era stato fatto un accenno prima. Questo modello praticamente dimostra dei pattern, dei sistemi di attività che potrebbero indicare uno specifico programma di osservazione della Terra da parte di ipotetici visitatori extraterrestri. E l'attività indicano questa attività si può caratterizzare con gli indici di Kardashev di
da 1,5 a 2,5. We've discovered that UFOs on these orbital tracks, which we've discovered 660 going through the equator, they don't follow artificial satellite orbits. They actually are synchronized with the rotation of the Earth. Allora, praticamente quello che è stato scoperto dal relatore assieme a un suo collega astrofisico è che vi sono delle specifiche rotte che sono quello che si diceva punto 1. Queste rotte, una volta che sono proiettate sulla Terra, che naturalmente ruota, producono degli specifici corridoi, ma ripeto, queste sono orbite, ma non sono come le orbite seguite dai normali satelliti artificiali. So there are frequent meteoric injections of space vehicles into partial orbits of the Earth. The theory is that you think that UFOs, you have a larger type superstructure in the upper stratosphere that could be stealth, which ejects a number of probes or UFOs on one track. And this is why people are seeing them at a very low down in the atmosphere. Then we think on another track in the time period of half an hour, because it appears that UFOs have a duration of 10 minutes up to half an hour. Like it would be another, either the same supercraft or another craft which retrieves the UFOs. Very, very similar to what the Apollo was doing back in the late 60s. Allora, praticamente. Allora, sostanzialmente la teoria presuppone che vi possa essere una sorta di nave madre nella alta atmosfera, comunque lontana dalla Terra, che in tempi più o meno cadenzati rilascia delle sonde che per quello si parla di iniezioni meteoriche, perché praticamente è come se queste navi madri rilasciassero con una certa periodicità delle sonde che seguono per esempio questo percorso tipico, questo è solamente uno che sto evidenziando qua, questo naturalmente nell'immagine è un'immagine congelata. Se si prendono queste, diciamo, queste chiamiamole orbite e le si proiettano sulla Terra mentre questa ruota, si vede che si formano degli specifici corridoi. All this data to produce this theory goes back to the 1880s, which is pre-aeronautical. Le basi di questa teoria risalgono addirittura intorno al 1880, ovvero sia in epoca ancora non aeronautica. So there is 130 years of data which have been looked at, 10,500 reports, and in which it was narrowed down to 1,300 of the most reliable nautical events. Quindi abbiamo, diciamo, rapporti da circa 130 anni. How many are the numbers? 2,500 reports and 1,300. Quindi abbiamo circa 10,500 rapporti in questo periodo che sono stati scremati, dai quali sono stati ottenuti circa 1500 rapporti affidabili con testimoni multipli. The exciting part of it is that it seems to be scheduled. Ora, quello che è eccitante è che sembra che questa sia un'attività di tipo programmato, cadenzato. So we've been using computerized time graphs which have been successfully used to indicate likely windows of opportunity to observe these events. Quindi sulla base di questa teoria sono stati sviluppati dei modelli computerizzati che
che hanno prodotto delle indicazioni di massima sulle finestre di opportunità per poter osservare questi eventi anomali. For those who may be interested, there are some peer-reviewed scientific papers in this area. Allora, per chi potrebbe essere interessato, vi sono alcune pubblicazioni di tipo propriamente scientifico in questo settore. You may wonder how these are published, and yet there's no interest from the scientific community. Uno si potrebbe proprio chiedere, ma perché queste sono state pubblicate, sono note, sono state sottoposte a, come si dice, peer review, eccetera, ma il SETI di fatto le ignora. So the conclusion is we can now confidently approach SETB as a viable alternative to SETI. Quindi siamo arrivati alle conclusioni. Prima di tutto, possiamo ora effettivamente considerare il SETV come una valida alternativa al classico SETI. Recent theories demonstrate in the new physics that extraterrestrial spaceships to our solar system are possible, not constrained by the speed of light. Secondo punto è che, grazie alle teorie più recenti che dimostrano nella cosiddetta nuova fisica, che il viaggio di navicelle spaziali extraterrestri fino al nostro sistema solare è possibile al di là appunto dei limiti imposti dalla velocità della luce. Some manifestations of UFOs appear to be of an extraterrestrial nature. Alcune manifestazioni di UFO effettivamente appaiono come di natura effettivamente extraterrestre. Some manifestations of UFOs have an intelligent content. Alcune manifestazioni di UFO hanno di fatto un contenuto intelligente, particularly with the discovery of these orbital tracks. In particolar modo con la scoperta di questi tracciati orbitali che abbiamo visto prima. SETFI requires instrumentation for an astrophysical approach. Allora, il SETV necessita di una strumentazione basata su un approccio di tipo astrofisico. The astrophysical approach may unlock new discoveries of UFOs. E questo approccio di tipo astrofisico può portarci a nuove scoperte nel settore degli UFO, a proposito degli UFO. 130 years of data of UFOs shows discovered orbital tracks around the Earth demonstrating a controlled autonomous surveillance of Earth by UFOs. L'analisi di 130 anni di dati di avvistamenti UFO dimostra che vi sono orbite specifiche intorno alla Terra che stanno a dimostrare una attività di sorveglianza autonoma della Terra da parte degli UFO. Robotic observatories located at key intersections of these orbital tracks in Europe may provide the first scientific evidence that UFOs are ET craft. Quindi degli osservatori automatici collocati nelle principali intersezioni di questi tracciati orbitali in Europa potrebbero fornire la prima prova scientifica che gli UFO sono effettivamente delle astronavi extraterrestri. This may lead to new explorations of communications. E questo può portare a nuove esplorazioni a livello delle comunicazioni in senso più ampio. This may be the first major breakthrough for science that ETI is actually in our backyard. E potrebbe essere veramente la prima scoperta fondamentale per la scienza, quella di scoprire che le intelligenze extraterrestri sono effettivamente già nel nostro giardino. Grazie. Grazie a tutti per questa bellissima relazione.